70 studenti per 96 posti sono i numeri del test d'ammissione del corso di laurea magistrale in lingue e culture europee ed extraeuropee che si è svolto questa mattina nella sede della futura facoltà di lingua di Ibla, con sede esclusiva a Ragusa dal prossimo anno. I test stanno procedendo senza intoppi, ha spiegato Nunzio Zago, dal 1° novembre ufficialmente preside della neonata facoltà. Gli studenti potranno frequentare i corsi di lingue occidentali in inglese, spagnolo, francese, tedesco, anglo-americano, mentre per quanto riguarda le lingue orientali, giapponese, arabo e unica sede dell'Ateneo di Catania, cinese. Tutti soddisfatti dunque per il nuovo corso dell'esperienza universitaria in provincia, in particolare per la presenza, anche nei test di ammissione per la laurea triennale svolti la scorsa settimana nella Scuola Regionale dello Sport, di molti studenti nati in Italia ma di origine straniera. Il processo di internazionalizzazione della facoltà, già avviato negli anni precedenti, insomma, si concretizza e in futuro si attende l'avvio dei contatti e progetti con società straniere interessate a quella che può rappresentare la porta del Mediterraneo anche a livello culturale.